Perfetto, grazie direttore. Noi siamo in diretta dall'Aquila, dove c'è Paolo Nicolai, la medaglia d'argento di Rio 2016 del beach volley, che oggi ha parlato alla squadra di pallavolo del Torrione, una virgolette lezione molto carina. Ti ho visto anche un po' emozionato, Paolo, con tanti ragazzi. Sì, è sempre una grande occasione poi venire all'Aquila a parlare con questi ragazzi che hanno dovuto superare delle difficoltà che però hanno insegnato più loro a me oggi che io a loro. Paolo, parliamo del beach volley, parliamo del 2019 che sta per iniziare. Cosa ti aspetti da questo anno? È un anno importante perché è un anno di qualifica olimpica, quindi bisogna far bene, noi stiamo lavorando per cercare di qualificarci il prima possibile e cercare così di puntare tutto su Tokyo. Tokyo, il grande obiettivo. Questa mattina quando parlavi alla squadra di pallavolo hai detto: non mi nascondo, mi piace migliorarmi, e migliorare Rio significa puntare a loro. Beh, sicuramente puntare a loro è sicuramente quello che stiamo facendo, per quanto impegno, quanta serietà, quanta costanza ci stiamo mettendo. Poi lo sport è strano, lo sport non ti garantisce che a un tot di lavoro ci sia per forza la ricompensa, però noi quello che possiamo fare lo stiamo facendo al meglio. Per il 2019 un torneo che ti piacerebbe vincere? Beh, sicuramente Roma che torna in calendario, torna con un 5 stelle, quindi il massimo torneo, quindi a settembre a Roma sarebbe carino vincere. Paolo, chiudiamo così, ti ho visto prima anche un po' emozionato quando hai fatto un giro per le vie dell'Aquila. Sì, sono esperienze che sicuramente ti segnano e ti danno veramente l'idea, poi riportano tutti i problemi della vita quotidiana ad essere molto meno che problemi. Io ringrazio Paolo Nicolai, un grande in bocca al lupo per il 2019. Direttore, ti restituisco la linea con una piccola nota simpatica: la colpa è di Donatello Ricci, in realtà non c'è questa differenza di altezza tra me e Paolo Nicolai. Quanto sei alto, Paolo? 2-3. La differenza la fa solo Donatello Ricci con la telecamera. A te, direttore.